Buongiorno, oggi un altro piccolo video per accontentare un'altra amica che voleva sapere come ho fatto a fare le banane che è nella bilancia della fruttivendola. Quindi sono partita da un anello magico che ho bloccato con la mia solita catenella. Nell'anello magico ho lavorato 4 maglie basse, quindi una, due, tre, e 4 maglie basse. Stringo il lavoro in questo modo e vado a lavorare la maglia bassissima per chiudere il giro in questo modo. Vedete? Ho fatto il primo giro. Adesso vado a lavorare, mettiamo il marcapunti per farvi vedere bene il lavoro e vado a lavorare 4 maglie basse, quindi senza aumenti. Secondo giro di 4 maglie basse senza aumenti, quindi una maglia bassa, due maglie basse, tre maglie basse. Giriamo il lavoro in modo che venga fuori il tubicino, vedete, in questo modo. 3 maglie basse e la quarta maglia bassa. Spostiamo di nuovo il marcapunti. Di nuovo facciamo una maglia bassa, due bene, perché altrimenti, siccome è piccolo, non riusciamo a vedere le maglie. Vedete? Una maglia bassa, due, maglie basse, tre maglie basse, la quarta maglia bassa. Abbiamo fatto il terzo giro. Spostiamo di nuovo il marcapunti e adesso andiamo a lavorare. Lo rimettiamo il marcapunti e lavoriamo due maglie basse nella prima maglia, quindi un aumento. 1 e 2 maglie. Poi facciamo 3 maglie basse, una, due, tre maglie basse. In questo modo abbiamo adesso 5 maglie. Spostiamo il marcapunti, nascondo dietro, dentro la mia codina, così non mi dà fastidio. Vedete, sto facendo un tubolare. Guardate, vedete? Quindi ho fatto il giro con l'aumento, rimetto il marcapunti e adesso faccio due giri da 5 maglie basse. Quindi faccio una maglia bassa, due maglie basse, tre maglie basse, quattro maglie basse e cinque maglie basse. Ho fatto il primo giro con 5 maglie basse.
Sposto di nuovo il marcapunti e faccio il secondo giro con 5 maglie basse. Io lo sto lavorando adesso con un filato un po' più grosso per farvi vedere i punti, quindi 2, 3, 4. State attenti perché il buchino è stretto, quindi vi potete sbagliare. 4 e 5. Ho fatto i due giri da 5. Vedete? Sta venendo un tubolare. Adesso facciamo il contrario. Abbiamo aumentato, adesso diminuiamo. Quindi facciamo una diminuzione e 3 maglie basse. Quindi facciamo una diminuzione e poi una, due, maglie basse. Siamo tornati ad avere 4 maglie. Facciamo l'ultimo giro facendo 4 maglie basse, una maglia su ogni maglia, quindi una, due, vedete? Adesso con una maglia bassissima chiudiamo il lavoro e tagliamo il filo. Vedete? Adesso io prendo il filato marrone. Con un ago nascondo il filo giallo all'interno del lavoro, in questo modo, e poi la parte che fuoriesce posso tagliarlo così. Poi riprendo con il filo marrone il lavoro in questo modo, così faccio una catenella per bloccare e faccio una, due, e 4 maglie, 4 maglie col marrone. Ora faccio due diminuzioni. Due diminuzioni così da avere due sulle maglie. Chiudo il lavoro. Con l'ago, naturalmente, nascondo i fili.
li metto tutti all'interno. Vedete? Ecco, la banana. Ne ho fatti più di uno, ne potete fare due, tre, quattro, quanto volete, e unite insieme con dei punti. Non è difficile, sono pochissimi giri, quindi ripeto, parto con un anello magico con quattro punti, faccio due giri da quattro punti, aumento un punto, quindi un aumento e 3 maglie sono 5, faccio 2 giri da 5 maglie, ridiminuisco, quindi faccio una diminuzione e 3 maglie, un giro da 4 maglie, poi faccio un giro da 4 maglie col colore scuro, col marrone, un beige per fare la parte finale della banana. Un giro di diminuzioni, quindi da 4 arrivo a 2 e chiudo il lavoro. Spero di essere stata chiara. Al prossimo video. Grazie.